Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14.30 su Aracne TV. Il sipario di Aracne TV si apre sulla protagonista di oggi. Si chiama Gaia, ha 23 anni, classe 94, studentessa universitaria. Sta terminando il corso di laurea triennale in lettere moderne presso la Sapienza Università di Roma. Frequenta il corso di sceneggiatura presso Tracce Scuola di Cinema, che vanta docenti di fama nazionale e internazionale. Ha aperto il blog Bubblecam, dove parla, con ironia, del mondo scambista e fetish. Vive con naturalezza, o almeno ci prova, la propria sessualità. Infatti è attivista sex positive. Partecipa regolarmente agli eventi BDSM, bondage, disciplina, dominazione, sadomaso, fetish party e workshop sull'utilizzo delle corde. Ha scritto e interpretato con Diego in arte Tigrotto Chi è Mai Papino, corto post-porno che sarà proiettato in occasione del Festival del Proibito, Hacker Porn Film Festival, in corso a Roma dal 24 al 29 aprile 2018, che si terrà all'Associazione Culturale 30 Formiche, un'associazione nata dalla passione di alcuni ragazzi per la musica, il cinema, la fotografia e le più varie forme d'arte. Ma chi è? Chi è davvero Gaia? Sarà lei stessa a svelarlo al pubblico di Spazio Scenico. Benvenuta Gaia. Ciao. Puntata molto calda, possiamo definirla così, Gaia, con te. E vabbè. Una ragazza molto giovane, con tantissimi interessi, che ovviamente colpisce per alcune sue posizioni. Tu ti ritieni parte della comunità del poliamore? Puoi spiegarci cos'è? Allora, il poliamore diciamo che si basa sull'abbattere la monogamia, infatti diciamo che la monogamia, secondo le persone che abbracciano il poliamore, è un concetto che si vuole superare e che adesso nel nostro secolo, nel nostro tempo, non ha più gran motivo di esistere, in quanto la libertà sessuale oggi, grazie a Dio, è possibile, anche se Dio forse non sarebbe tanto d'accordo, forse sì, non lo so. Non comunque. Ma nel senso, essere poliamorosi significa avere più persone di cui sei innamorato o poter fare sesso liberamente con tutti? Allora, diciamo che c'è la coppia aperta che esula un po' dal poliamore, in quanto magari io ho un fidanzato, ho un rapporto sentimentale con lui, ma condivido la mia sessualità anche al di fuori del mio rapporto sentimentale. Tu sei fidanzata? Io no. E come mai? Perché al momento non sono innamorata, però ho diverse tentazioni. Scusa una cosa, no? Però quando uno si innamora subentra un sentimento che è quasi per tutti difficilmente alienabile, che è quello della gelosia. Tu che rapporto vivi con la gelosia? Io la gelosia è la mia spada di Damocle, quindi cerco tutti i giorni di combatterla e di porla di fronte alla razionalità delle cose. E la razionalità delle cose cosa ti dice? La razionalità delle cose mi dice che la gelosia non è legata all'amore, perché io per esempio, perlomeno non è legata semplicemente all'amore romantico, è legata semplicemente alle nostre insicurezze, alla paura di perdere la persona, perché... Sì, vabbè, però Gaia, scusami, se tu vedi la persona di cui sarai innamorata un domani, che si bacia e amoreggia con un altro... Gaia probabilmente la vivrebbe male, però io voglio arrivare a un punto, cioè il mio percorso personale vuole farmi arrivare a un punto in cui lo posso prendere come un gioco, come una cosa razionale, posso anche superare questa mia insicurezza, perché poi, come ho detto prima, è legata semplicemente all'insicurezza. Senti una cosa, tu qui vedo che ho letto che hai fatto tante, tante cose, sei un'appassionata di cinema, ma... del cinema porno che cosa ne pensi? Diciamo che per me il porno è stato molto importante per me, perché
diciamo, è stata la mia prima finestra sul sesso in qualche modo. Cioè tu hai cominciato a vedere dei film e ti sei fatto un'idea sul sesso in questo senso? Sì, non però... Non ti hanno fatto il discorso dell'ape che va sul fiore? Sì, me l'hanno fatto, ma l'ho un po' ignorato in realtà. Però vabbè, diciamo che il porno, perlomeno all'inizio, io non sapevo in che cosa consisteva l'atto sessuale, cioè nel senso sapevi quello che succedeva anatomicamente, però non sapevi veramente quali erano i movimenti, di cosa in cosa consisteva effettivamente un amplesso, diciamo. E quando l'hai visto? E quando l'ho visto, mi ricordo, avevo tipo 12 anni e all'inizio ero abbastanza sconvolta. Però col tempo, diciamo, mi è sempre incuriosito anche questo dissidio che ha creato dentro. Senti, di ma me. Ma è vero che tu dovresti sostenere un provino con Rocco Siffredi? Perché sai, il giornalista in questo caso fa anche la parte un po' del voyeur, passami insomma questa figura quasi retorica, però si informa e viene a sapere, voci di corridoio dicono che c'è questo provino all'orizzonte. Allora, diciamo che per un periodo ho avuto l'idea di entrare nel mondo del porno in senso professionale, però innanzitutto il provino con Rocco Siffredi è al termine di un iter che è molto più lungo in realtà di quanto si può pensare. Ci vuole una preparazione? Ma non è una preparazione fisica, nel senso che bisogna innanzitutto superare cioè bisogna fare delle serate, bisogna mandare diverse foto, scatti, eccetera. E dopodiché puoi pensare di fare un provino con Rocco, ancora non ho fatto nessuno di questi step. Senti, ma il provino con Rocco, tu lo fai in quanto probabilmente ti senti comunque una persona molto disinibita del sesso? Sì, paradossalmente mi sento molto più inibita a stare di fronte a una telecamera a parlare piuttosto che stare di fronte a una telecamera a fare sesso. L'hai già fatto, ti è capitato? Sì, vabbè, mi è capitato sia nella vita privata. Oppure hai fatto dei, appunto, qui leggevo questi corti. Sì, con Diego Tigrotto abbiamo realizzato questo corto basato su una mia fantasia. Io ho detto sarebbe bello realizzare questa fantasia? È una fantasia d'abuso incestuoso, quindi... Quindi, cioè, qual era il gioco delle parti? Il gioco delle parti è che lui finge di essere mio padre e io fingo di essere la figlia. Però poi c'è... Trovi eccitante? Sì, questa era una mia fantasia. Ma tu hai fantasie verso tuo padre? No, scusa. Verso mio padre? No. Vabbè che vabbè. No, perché mi sembra una figura abbastanza, insomma, non lo so. Ma io se dovessi pensare a mia madre, penso che tutto mi verrebbe in mente. No, ovviamente non è mio padre, è fisicamente mio padre. È, diciamo, una figura magari... Il padre di un'altra. Ma neanche, una figura magari di protezione, di dolcezza, ma anche di fermezza. Diciamo, questo mi piace molto in un rapporto. Quindi... Senti una cosa, ma che significa essere un attivista sex positive? Significa comunque innanzitutto non vergognarsi della propria sessualità, quindi parlarne ed essere aperta, ma non solo, diciamo, sommergere le persone con la propria sessualità, nel senso anche ascoltare le altre persone e interiorizzare quello che dicono le altre persone e da ciò anche arricchirsi, cioè, insomma. Tu hai indubbiamente diverse dimensioni nella tua personalità, perché sei chiaramente una persona intellettualmente preparata, però noi ovviamente quando si richiama il sesso è un atto animalesco. Per te tu come lo vivi? Cioè, per te è come mangiare e bere? O c'è dell'altro dietro? C'è sempre dell'altro dietro. Cioè, nel senso, mangiare e bere, in un certo senso sì, perché è comunque collegato a un'istintualità, però cioè, è comunque legato a una sfera emotiva, cioè il sesso non è mai completamente asettico, cioè anche il gesto stesso della masturbazione non sarà mai completamente asettico. Per cui io non sottraggo mai la mia emotività. Le donne molto spesso negano la pratica della masturbazione. Tu la neghi? Io? No. Ma per quanto riguarda quello che avviene durante un fetish party, sai che molto spesso si parla di queste feste come se si trattasse di un po' di una setta, diciamo, di persone che si riunisce, però nessuno sa bene, tranne chi c'è stato, che cosa accade,
cosa accade in un fetish party? Beh, visto che non è una setta, chiunque può comprare un biglietto per un fetish party e venire a vedere cosa succede. Cioè, è semplice. Fondamentalmente è una festa in discoteca in cui devi avere un certo dress code. Cioè? Scusa, l'ignoranza. Ma in realtà... Devi essere vestito in un certo modo. Sì, magari un latex, bustini, scarpe, calze a rete, tacchi, eccetera. E si balla, c'è un dance floor e poi c'è anche un'area dove si fanno pratiche BDSM e una stanza anche in cui, che è la capo room, in cui si fa sesso. Senti, tu sei un'esperta di bondage? No. No? Beh, io l'ho praticato per un periodo, ma non esperta proprio, no. Non mi... Ti ricordi che tempo fa ci fu un caso di cronaca in cui delle persone, ci fu una donna che rimase uccisa durante una di queste pratiche? Ma che cosa accade? Cioè, perché si dovrebbe utilizzare una corda? Che cosa comporta proprio a livello fisico? Aumenta il piacere? Oppure è soltanto una sensazione legata ad una sfera più, diciamo, psicologica, legata all'eccitazione? Beh, innanzitutto le corde è il modo più semplice per renderti impotente fisicamente, cioè nel senso per essere alla mercé di qualcuno. Se io ho mani e piedi legati, io ho, diciamo, nella mia testa si genera un immaginario di vulnerabilità, sì. Tu ti senti più una dominatrice o una dominata? Io mi sento più una sottomessa, però... Tu sei una sottomessa, però diciamo, il tuo ruolo è la sottomessa. No, io non diciamo che non mi metto questo, cioè, tipo quando di quando un fetish ti presenti, ci sono persone che ti conoscono e dici ecco è arrivata Gaia, la sottomessa. Io mi presento come Gaia, non come la sottomessa. Però... No, perché magari il dominatore è contento se ti vede al fetish party, no? Oppure si possono invertire i ruoli. Allora, ognuno la vive come vuole, sì. Diciamo che spesso magari si va come master e slave, in quanto slave magari quella sera hai degli obblighi nei confronti del master, anche a livello di monogamia, eccetera. Insomma. Senti, il tuo sogno, quale sarebbe il tuo sogno? Beh, che vorresti fare nella vita? Il mio sogno sarebbe comunque continuare a lavorare, se possibile, nel mondo del porno, per quanto oggi non può essere un primo lavoro perché non girano tantissimi soldi. Tu vuoi essere un'attrice? No, io vorrei, cioè per me essere un'attrice sarebbe un modo per diventare una brava regista, una brava produttrice di film porno. Senti, a 23 anni, che livello di esperienza sessuale tu credi di aver acquisito? Ma io spero di averne poca, perché almeno vuol dire che ho ancora tanto da imparare, perché sennò già sarei una vecchia. C'è sempre da imparare, eh? Però sì. Dico, tu quando parli di queste cose, ne parli con delle persone che praticano come te e che vivono lo stesso pensiero, oppure ne parli liberamente anche con chi può avere un pregiudizio e quindi una visione del mondo e della sessualità più bigotta e tradizionale? Nascondi? Ti prende l'ansia? No, hai paura? Ti vergogni? No, e vabbè, comunque durante l'adolescenza ho subito un po' questo problema, perché io vivo in provincia, quindi era più problematico. Però uscendo un po' dalla provincia, cambiando anche un po' il giro d'amicizia, questo problema l'ho arginato. E comunque io, col fatto che il mio punto di partenza è sempre tu accetto la mia sessualità, io accetto la tua anche se è diversa dalla mia, e io non sono migliore di te perché ho una sessualità diversa, e la stessa cosa vale per te. Quindi le persone sono più portate magari ad accettarmi. Però dici la verità, tu ti senti... in questo senso comunque una rivoluzionaria? No. O comunque ti senti vicina al femminismo di una volta 2.0 in questo caso? Allora sì, mi sento vicina al femminismo, ma non mi sento una rivoluzionaria, cioè nel senso, se considerassi il sesso come un atto rivoluzionario, cioè lo escluderei dalla quotidianità. Per me il sesso fa parte della quotidianità, fa parte di quello che io sono, non è un gesto rivoluzionario. Non hai paura di bruciarti un domani se dovessi fare mai la carriera, se dovessi intraprendere la carriera di porno attrice? Infatti non la voglio, cioè ho deciso di non volerla intraprendere. Vorresti essere carriera. Mai la sceneggiatrice? La sceneggiatrice, sì, mi piacerebbe. E che fantasia daresti luogo? Se dovessi realizzare un colossal del porno. I colossal del porno non esistono. Vabbè. Più. Se mai dovessimo tornare alla golden age dell'epoca che fu, quale sarebbe la fantasia che metteresti in scena?
Diciamo che il mio obiettivo in quanto regista e produttrice sarebbe quello di fare del porno femminile, ma non per esempio come Erika Last, che anche lei è una notissima produttrice di porno femminista, diciamo. Ma ad esempio, secondo me, un modo per avvicinare il mondo femminile al porno non è tanto aumentare creare delle storie più avvincenti, perché il porno non è una forma d'arte audiovisiva che ha bisogno di una narrazione, sarebbe anche un po' ridicola, e già c'è tra l'altro. Però una volta c'era, no? Cioè, sì, tu stessa hai creato un corto impersonando, comunque realizzando dei personaggi, creando dei personaggi. Sì, sì, ma quello è stato un esperimento e mi piacerebbe anche rifarlo, però secondo me se dovessi pensare al futuro del porno non sarebbe sicuramente in senso di Porno però, scusami, non è in contrasto con la visione femminista, il porno è tipicamente un prodotto della cultura maschilista. No, cioè nel senso, al giorno d'oggi... È nato almeno, poi la fruizione ovviamente però nasce in un contesto in cui la donna è marginale. Innanzitutto la donna in realtà nel porno non è marginale, cioè nel senso se noi guardiamo il porno mainstream, infatti è proprio anche un problema del porno mainstream che è tutto concentrato sulla donna, cioè la donna è al centro dell'immagine del porno, l'uomo è molto più oggettificato sotto questo punto di vista rispetto alla donna. E anche se comunque ci stanno forti personalità maschili come appunto Rocco Siffredi ma in realtà sono poche, cioè infatti Rocco Siffredi tra l'altro neanche gira più, quindi ormai stanno rimpiazzando anche tutta una generazione, no? Come in ogni ambito artistico. Ci manca veramente un minuto. Tu questo discorso l'hai già fatto a tua madre? Beh, io penso nessuna figlia, neanche la più casta del mondo, parla in modo esplicito della sua vita sessuale con la madre, quindi non lo faccio neanche io. Però mia madre sa che io ho questo interesse nei confronti della sessualità, insomma. Pure perché viviamo insieme. Tu hai vissuto in una famiglia poliamorosa? Assolutamente no, ho una famiglia molto tradizionale. Secondo te è stato questo a spingerti verso il poliamore? Cioè tu di che cos'è che hai paura nella monogamia? Che cosa ti spaventa di più? Il fatto che comunque poi si è preda della gelosia e quindi di un senso di possesso, oppure il fatto che tu hai paura di annoiarti sessualmente? Ma nessuna delle due cose, cioè quello che a me spaventa della monogamia, che poi appunto io la rispetto la monogamia, sembra una frase un po' fatta, però comunque molti miei amici sono monogami e anche io stessa non escludo che un giorno sarò monogama, però secondo me la monogamia è giusta quando è una scelta naturale, cioè nel senso tu non hai voglia di fare sesso con altre persone all'interno della coppia e non lo fai. Quando però è una sovrastruttura nella quale ti senti ingabbiata è giusto anche mettersi in discussione e cambiarla. Gaia, grazie per essere stata con noi qui a Spazio Scenico. Spazio Scenico termina qui e vi aspetta sempre su Aracne TV con nuove storie e nuovi personaggi.